Parliamo adesso di un'altra grande civiltà, quella minoica, fiorita nella grande isola di Creta, che prende il nome dal mitico re Minosse. Verso la fine del terzo millennio l'equilibrio caratteristico del bronzo antico si ruppe e nel corso del bronzo medio, che va dal 2000 al 1600 a.C., le diverse aree seguirono sviluppi diversi. Creta e le Cicladi furono caratterizzate dall'espansione delle città, dall'adozione del sistema palazziale tipico del vicino Oriente e dal mantenimento degli scambi. Invece il Peloponneso e la Grecia centrale e settentrionale regredirono culturalmente. L'isola di Creta svolse per tutta la prima metà del secondo millennio un ruolo di primo piano e la sua storia è divisa nel cosiddetto periodo dei primi palazzi, 2000-1700 a.C., edificati in forme relativamente semplici a Feste a Cnosso, e nel periodo dei secondi palazzi, 1700-1450, che è il periodo di maggiore fioritura dell'isola e della civiltà minoica. In questo periodo, i palazzi già esistenti, dopo una grave distruzione forse dovuta a lotte interne oppure a cause naturali, vengono ricostruiti in forme più complesse e soprattutto ci fu l'egemonia di Cnosso, che impose sull'isola una significativa unità culturale. Abbiamo accennato prima al mitico re Minosse, re di Creta, ricordato dallo storico del V secolo a.C. Tucidide come il più antico possessore di una flotta, grazie alla quale egli instaurò quella che effettivamente storicamente fu la talassocrazia minoica. Talassocrazia significa dominio del mare, un dominio di natura economica e quindi che fu sostanzialmente controllo dei traffici commerciali e delle rotte marittime del mare Egeo. Nell'arte minoica occupa un posto di rilievo la ceramica. La decorazione tipica si manifesta in quelle che sono chiamate ceramiche di stile Camares, perché i primi esemplari furono rinvenuti presso la grotta che si chiama Camares, appunto, che si trova sul versante meridionale del Monte Ida. Le forme di queste vasi di ceramica sono le più svariate e generalmente la decorazione riproduce motivi a spirale, geometrici e fitomorfi, ovvero decorazioni a forme vegetali, piante, fiori, rosette o volute, mentre sono più rare le rappresentazioni figurate. Su queste ceramiche lo sfondo è scuro e le decorazioni sono in bianco, in giallo ocra o rosso mattone. Nella produzione dei primi palazzi è frequente l'uso di decorazioni applicate e quindi il rilievo. La raffinatezza dell'arte minoica è attestata anche dall'oreficeria. Un esempio è questo famoso ciondolo d'oro con due api affrontate che succhiano il miele da un favo. È un'elegante composizione ravvivata dalla tecnica a granulazione nel favo centrale, che riproduce appunto l'effetto delle celle costituenti il favo che costruiscono le api. La tecnica della granulazione consiste nell'applicazione a caldo, mediante un'invisibile saldatura su di una superficie metallica, di minuscole sfere d'oro. Anche nell'arte minoica l'uomo è uno degli elementi che fa parte della natura e quindi viene spesso riprodotto, sia in pittura che nelle statuette. L'uomo è il soggetto di varie scene di vita, ma con una visione dinamica, mentre lotta, caccia, partecipa a giochi e cerimonie come la taurocatapsia, che consisteva nel compiere un salto mortale sulla groppa di un toro in corsa. Questa statuetta in avorio, denominata l'acrobata, riproduce appunto un atleta nell'istante in cui con il salto sta balzando sopra il toro. L'arte minoica riesce a rappresentare la figura umana nei ritmi più vari e complessi, e questa statuetta ne è un esempio, un bellissimo esempio. L'atleta è raffigurato in una lineare essenzialità, ma sprigiona energia tramite il movimento istantaneo. In un deposito votivo del palazzo di Cnosso sono state trovate due piccole dee dei serpenti, che sono figurine di circa 30 cm, piene di grazia ed estremamente curate nei dettagli. Forse rappresentano immagini di culto di una divinità cretonia, cioè sotterranea. La figura è realizzata in maiolica, che è una ceramica ricoperta da uno smalto, e tiene in mano due serpenti, mentre sulla testa ha un animale rapace. Le braccia alzate suggeriscono un movimento, forse di una danza o di un rituale. Ha il seno scoperto e una vita sottilissima che slancia la figura, e porta una gonna lunga fino ai piedi, a balze orizzontali e stretta in vita da una cintura.
Nel periodo dei secondi palazzi troviamo un nuovo tipo di produzione ceramica. Si fanno più presenti i soggetti animali, e specialmente quelli del mondo marino, e rispetto alla produzione precedente si verifica un'inversione cromatica, cioè lo sfondo diventa chiaro e la decorazione figurata prende un colore nero-bruno. Per quanto riguarda il mondo marino, gli artisti minoici prediligono i soggetti che si adattano alla superficie curva del recipiente, come il polpo, che con i suoi tentacoli avvolge in maniera naturalistica il corpo del vaso. Ma frequenti sono anche i pesci, i delfini, le conchiglie, che vengono anche inseriti in scene complesse. Dalla necropoli di Agia Triada viene un importantissimo sarcofago in pietra dipinto con la tecnica dell'affresco. Sui due lati lunghi si svolgono scene di offerte per il defunto e sacrifici, incorniciate da ampie bande decorate con fiori. Questo è il lato che si è conservato meglio e vediamo una scena di offerta scandita in tre registri dall'alternanza di colori sullo sfondo. Partendo dalla prima scena, questa qua, vediamo tre personaggi che offrono libaggioni. La libaggione è una cerimonia consistente nel versare o spargere latte, vino o altro in onore degli dei. La prima figura, femminile, ricoperta dal pellame di un animale, sta proprio versando l'offerta in un cratere, che è un tipo di vaso. Dietro di lei ci sono un'altra donna con due vasi e un suonatore di lira. Nel secondo registro, il cui sfondo è azzurrognolo, ci sono tre giovani che si muovono in senso opposto ai primi personaggi e portano due vitelli e una barca. Nell'ultimo registro invece c'è il defunto, che è il destinatario delle offerte. È un personaggio maschile avvolto in un mantello. Dietro di lui c'è la struttura sepolcrale. Sui lati brevi del sarcofago, invece, rispettivamente, sono raffigurati un carro con due donne tirato da due cavalli neri e un carro trainato da una coppia di grifoni con ali colorate. Ricordiamo che i grifoni sono animali della mitologia con il corpo di leone e la testa e le ali di aquila, che sono spesso legati all'ambito funerario.